Arriva nelle sale il 2 marzo Umberto Eco, La Biblioteca del Mondo, un film documentario di Davide Ferrario, film che è stato presentato in special screening alla Festa del Cinema di Roma dello scorso anno. Davide Ferrario, benvenuto a 10 di 10. Grazie mille. Eccoci qui per raccontare in 10 minuti il senso della sua produzione filmica dedicata a Umberto Eco, per entrare nella sua biblioteca privata, per entrare nel suo mondo, per entrare nel suo sguardo. Questo film nasce partendo da un lavoro che lei ha fatto con Umberto Eco alla Biennale di Venezia. È vero, era il 2015, mi fu chiesto di realizzare una videoinstallazione che aveva come protagonista appunto Umberto Eco, con tema la memoria. Diciamo che al centro di questa installazione c'era una lunga conversazione con Eco, che poi in realtà fu utilizzata molto poco nella videoinstallazione, molto poco nel senso dell'ora e mezza che girammo, ne entrarono 10 minuti, perché il senso della videoinstallazione era appunto non quello di un'intervista, ma di una cosa un pochettino, diciamo, più anomala. E fu in quell'occasione che alla fine delle riprese Umberto Eco mi chiese se avevo voglia di vedere la sua biblioteca, invito che ovviamente accettai con grande gioia. La gioia fu presto sostituita da un senso di meraviglia e di sorpresa, perché 40.000 volumi in una casa privata fanno una notevolissima impressione, più 1.200 libri antichi straordinari, luoghi, degli oggetti, dei manufatti veramente bellissimi. E fu a quel punto che chiesi al professore se aveva voglia di fare una camminata lungo questi libri. E fermiamoci proprio su questa camminata, perché è una camminata, Davide Ferrario, che ha fatto il giro del mondo, perché entra, permette a chi vede questo passaggio video di entrare insieme con lui, percorrere con i suoi passi tutti gli infiniti meandri di questa biblioteca, che sembra non finire mai, è labirintica. Beh, in realtà diciamo che abbiamo cercato di renderla labirintica. Io devo dire che quando chiesi a Eco di prestarsi a questo gioco molto cinematografico, ma che, come dire, come tutto il cinema richiedeva un pochettino di finzione di messa in scena, gli chiesi di andare a cercare il libro più lontano facendo il percorso più tortuoso dentro la biblioteca. E questo poi rende questa idea labirintica della biblioteca, che ovviamente la biblioteca labirinto, direi, è un topos classico per chiunque abbia passioni di biblioteche, e la stessa biblioteca raccontata da Umberto Eco nel Nome della Rosa era un labirinto. Insomma, c'era quella biblioteca raccontasse davvero non solo l'intellettuale, lo scrittore, ma anche l'uomo, un uomo che aveva questa passione per i libri, che non era una passione per gli oggetti libri, perché quei libri lui li leggeva, compresi i codici latini di cui parlavo prima, ed era però anche la fonte di tutta la sua immensa saggezza e soprattutto della sua fantasia. Cioè, se uno apre quei libri ci ritrova dentro poi le storie che sono finite nel Nome della Rosa, nel pendolo di Foucault. E questo film rappresenta un viaggio anche all'interno della parola biblioteca, della parola libro, grazie a Umberto Eco. Che cosa rappresentava? Lei l'ha già anticipato poco fa, quella miniera vegetale, in quanto il libro è fatto di carta e la carta arriva dall'albero, quindi c'è questa chiusura del cerchio. Sì, lui la chiamava la memoria vegetale, infatti, la biblioteca, e la contrapponeva anche alla memoria minerale, quella del silicio, dei computer. No, per Eco la biblioteca era la memoria del mondo, e la memoria è la cosa che ci dà coscienza, non dimentichiamo, non è solo il ricordo. Eco lo dice anche apertamente nel film: noi siamo quello che siamo perché c'è il tempo che passa, un bambino non sa, un neonato non sa di essere quello che è, un adulto sì, perché il tempo e la memoria ti restituiscono l'identità. Ecco che allora la biblioteca, il concetto stesso di biblioteca, è la memoria della civiltà, e in questo senso la biblioteca di Eco è un esempio di questo, ma nel film ci siamo allargati a raccontare biblioteche in giro per il mondo, dalla Cina al Messico, molte bellissime biblioteche italiane, perché sono affascinanti in quanto collezioni, perché vedi, c'è questo deposito di saggezza antica, ma anche dal punto di vista strettamente cinematografico e visivo. Ci sono delle biblioteche, sono anche delle location, come si dice, di grandissima suggestione. Qual è la più suggestiva a suo modo di vedere?
Quella che mi sembra colpire di più gli spettatori è questa super futuristica biblioteca di Tianjin in Cina, che è stata costruita da architetti di Amsterdam, che non sembra neanche una biblioteca. Ci metti un attimo a capire poi che è effettivamente una biblioteca, perché è stata pensata come una sorta di luogo di incontro, non un posto dove semplicemente vengono conservati i libri. Quella che personalmente mi piace di più, perché è davvero borghesiana, è quella della biblioteca Vasconcelos di Città del Messico, che è tutta costruita con questi cubi aperti, come davvero sembra un quadro surrealista più che una biblioteca effettivamente esistente, eppure è proprio così. E mentre le biblioteche italiane, quale possiamo ricordare quelle presenti tra quelle presenti in questo film? Beh, direi sicuramente la Braidense di Milano, anche perché è dove è finita parte della collezione di Eco. La collezione di Eco viene una volta che, insomma, in realtà si parte proprio da questa considerazione. E, ahimè, Eco è morto un anno dopo che lavorammo insieme, non c'è stato tempo per fare molto altro, devo dire. Quando la famiglia ha deciso di cedere la biblioteca allo Stato, e questo significa che la parte dei libri antichi è finita alla Braidense, mentre i 40.000 volumi della biblioteca di studio andranno all'Università di Bologna, che era la sua università, chiacchierando ci si è detti con la famiglia: beh, sarebbe bello documentare tutto questo prima che se ne vada dalla casa di Piazza Castello. E da lì è innato invece un progetto molto più ambizioso, che è questo film che vedrete, e dove ci racconta non solo la biblioteca, ma anche, diciamo, il suo proprietario e l'idea stessa di biblioteca in giro per il mondo. Soffermiamoci per qualche istante, Davide Ferrario, sull'immagine che Tullio Pericoli ha creato per questo film. La locandina è sicuramente una sintesi di quella memoria del mondo di Umberto Eco. Beh, ci sono molti Eco, tanti Eco. Ce n'è uno che suona il flauto, che era una sua passione, uno che legge, uno che si camuffa. La realtà è che Eco, appunto, era anche un personaggio istrionico, ma un istrionismo estremamente intelligente, sia chiaro. La cosa, secondo me, formidabile di Eco, e della ragione anche, credo, del suo successo mondiale, è che l'erudizione in lui si coniugava anche con la semplicità e la chiarezza. Non, certo, lo sentivi che era un personaggio di grandissima cultura, ma questa cultura non veniva mai utilizzata per schiacciare il dialogante. Anzi, devo dire che dalla mia esperienza è affascinante vedere come Eco stava attentissimo agli altri. Era una persona che sapeva benissimo ascoltare, e in questo senso, insomma, è un personaggio che sa anche intrattenere. Lui come professore era un formidabile attore delle sue lezioni, per questo che nel film ci sono una serie di clip che riguardano lui, che non sono solo interessanti per quello che dice, certe volte certe cose molto molto contemporanee, purtroppo questa grande capacità di essere profetico soprattutto sulla civiltà del web, ma ci sono alcuni pezzi in cui è semplicemente esilarante nel modo in cui racconta le cose e nel modo in cui rovescia le cose e la logica. Umberto Eco e i libri, lo diamo per scontato questo rapporto, ma Umberto Eco e i film, com'era il suo rapporto? Onestamente, mi sembra che fosse abbastanza diffidente nei confronti del cinema in quanto tale. Non un grande amante del cinema, e soprattutto dopo l'esperienza del Nome della Rosa, che pur essendo secondo me un bel film, cioè, credo che Arnaud fece un bel lavoro tutto sommato nel trasparire il romanzo, lui aveva un problema con il Nome della Rosa. Beh, aveva un problema con il Nome della Rosa in quanto tale. Anche nel film vedrete, cioè, a un certo punto fa una dichiarazione molto dura, dice: io odio il Nome della Rosa, dice, perché la ragione è perché ho scritto dei libri molto migliori, ma tutti continuano invece a riferirsi a quello come il mio miglior libro. Ma soprattutto confessava che la letteratura spinge all'immaginazione, e lui vedere i monaci, vedere le facce dei monaci, vedere queste persone in carne ed ossa, toglieva tutto il fascino che secondo lui c'era nella costruzione del Nome della Rosa. Per lui il cinema, ahimè, sembra un'assurdità, un paradosso, era troppo visivo. Credo che Eco, nonostante sia stato un grande studioso anche di immagini, fosse principalmente un uomo di parola. Umberto Eco, La biblioteca del mondo, questo è il film che abbiamo raccontato insieme col suo regista Davide Ferrario. Ma oltre a questo, su quale lavoro sta operando adesso come regista?
Beh, sembra un po', come dire, un po' inevitabile, un po' strano, ma mi è stata appena chiesto di elaborare un film su Italo Calvino e Quest'anno il ragione che voglio centenario. specializzare esattamente, anche sfruttando un po' queste cose qua. Non è che voglio diventare un esperto di cinema e letteratura, ma certamente è uno spazio affascinante quello di ragionamento complementare a quello che facevo prima, così come ecco era diffidente nei confronti delle immagini, io penso invece che le immagini possono essere una maniera alternativa di entrare dentro alle letterature, alle parole. Ho già fatto un lavoro abbastanza audace nel 2005, che si intitolava La strada di Levi. Io e Marco Verpoliti avevamo ripercorso il percorso della tregua, l'itinerario della tregua, vedendolo però con gli occhi di oggi e soprattutto con un mondo che era totalmente cambiato rispetto al 1945. Quindi credo ci sia davvero uno spazio interessante per provare non a mettere in scena i libri, perché quello è un altro tipo di lavoro, ma provare a sfidare i libri su un terreno che non è né l'immagine né la parola. Grazie davvero Davide Ferrario e a risentirci. Grazie a voi.